Picassini, come state? Buongiorno, tutto bene? Come è andata ieri la festa del papà? Vi siete mangiati qualche dolcetto? Avete festeggiato? Bene, allora, come vi dicevo ieri, oggi è venerdì, l'ultimo giorno della settimana. Ma se oggi è venerdì, ieri che giorno era? E domani che giorno sarà? Divertitevi a fare questo gioco con tutti i giorni della settimana insieme a chi è con voi, il babbo, la mamma, i fratelli, i nonni, le tate, e vediamo chi è più veloce. Intanto voglio raccontarvi cosa mi è successo stamani. Davanti alla porta di casa ho trovato questa lettera. Cosa c'è scritto? Picasso. Picasso, allora è per noi. Vediamo un po' chi ce la manda. Ciao bambini, come state? Ho sentito che le vostre maestre vi hanno raccontato dei vigili del fuoco e io, che in quel momento ero a New York, ho conosciuto la prima donna vigile del fuoco. Sentite la sua storia. Intanto cerchiamo anche la foto qui. Eccola. Questa è la prima donna vigile del fuoco. Un giorno una giovane donna di nome Sarinia Srisakul disse al suo papà: «Ho deciso di diventare vigile del fuoco». «Tu sei matta», rispose il papà, «è pericolosissimo». Ma lei non ne volle sapere ed iniziò un lungo addestramento. Imparò a lottare contro gli incendi delle case, contro gli incendi delle macchine, a manovrare le scale aeree e ad affrontare tutte le situazioni difficili. Vi ricordate le scale aeree? Sono quelle che stanno sopra il camion dei vigili del fuoco e che salgono su fino in cima ai palazzi. Alla fine, tanto fece e tanto disse che diventò vigile del fuoco. Tutti i giorni per allenarsi andava in bicicletta da casa al lavoro, dal lavoro a casa, su e giù, tantissime volte al giorno. Perché lo sapete, vero, che i vigili del fuoco devono sempre tenersi in allenamento perché devono essere forti, robusti. A tutti diceva: fare il vigile del fuoco è davvero emozionante e poi si aiuta tanta gente. Sono veramente felice di aver fatto questa scelta. E la lettera, lo sapete chi è che la firma? Leonardo da Vinci, il nostro amico, avete visto? Ci riesce sempre a scovare quello. Mamma mia, lui e Mona Lisa sempre in giro, ci trovano dappertutto. Bene, adesso, dopo aver letto questa bellissima storia, vi faccio vedere la scheda che dovete fare. Allora, intanto ve la faccio vedere così. Questa l'ho preparata per voi, poi la ritroverete anche a scuola, e ci sono tutti gli oggetti, ma non solo, che usano i vigili del fuoco. Guardiamoli insieme. Il casco, la paletta, l'autopompa, la palla, il fuoco, l'estintore, gli stivali, il tubo per l'acqua, il cappello da fata, il fischietto e la matita. Secondo me c'è qualcosa che non va qui. Allora, io adesso ve lo faccio vedere per un po'. Voi col vostro ditino davanti allo schermo contate quanti sono gli oggetti che usa il vigile del fuoco e quali no. Avete visto? Allora, adesso che avete visto, li avete contati bene, quelli sì e quelli no? Prendete un foglio, vi fate scrivere o provate a scrivere voi sopra, vigili del fuoco. Lo dividete in due, da una parte scrivete sì, da una parte scrivete no. Nella parte sì dovete fare tanti quadretti, quanti sono gli oggetti che avete riconosciuto che indossa il vigile del fuoco o che usa. Sul no, le cose che a lui non servono. Come sempre, dietro si scrive il nome con le lettere. Bravi, avete imparato. Allora, io intanto vi saluto, vi auguro buon fine settimana, buon sabato e domenica. Divertitevi, continuate a giocare, a divertirvi, a stare insieme e noi ci rivediamo lunedì per un'altra attività. Ciao bambini, un bacio grande, ciao ciao!